Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi video make-up leggermente diverso dal solito perché, come potete vedere, sono senza base. Ho fatto semplicemente solo le mie sopracciglia e ho messo un filo di correttore aranciato giusto per attenuare un attimo le occhiaie che... Ma tutto il resto della base lo andremo a fare appunto insieme. Questa scelta perché non vi faccio mai vedere come realizzo la mia base e mi sembrava carino magari ogni tanto farlo. Mi scuso da subito se doveste sentire qualche rumorino in sottofondo, però sto tenendo le finestre aperte perché chiuse morirei di caldo e spero che non si sentano le cicale, perché in realtà qui si sentono tipo tantissimo. Cercherò di tagliarvi magari le parti in cui passano le macchine, che sono quelle che penso che diano un po' più fastidio. Fatta questa piccola premessa, direi di incominciare subito e oggi ho pensato di farvi vedere una tipologia di make up che indosso quotidianamente, cioè tipo il mio everyday make up dell'ultimo periodo, che ha praticamente sempre la base occhi uguale, però mi diverto sempre a cambiare i colori degli ombretti. Vi dico già che per il look di oggi appunto mi sono portata queste due palette. Io mi avvicino e iniziamo subito. Eccomi qui avvicinata per farvi più paura, iniziamo subito dagli occhi. Come prima cosa vado ad applicare un primer. Per le sopracciglia non ve l'ho detto, ma ho utilizzato la Lift and Snatch nella colorazione Espresso. Ultimamente sto utilizzando quasi sempre quella e mi trovo benissimo, e ho riempito con la Goof Proof di Benefit nella colorazione 04. Una volta applicato il primer vado dalla Cake Palette a prendere Icy Mint, che poi sfumerò con Key Lime. Ho intenzione di mettere Icy Mint su tutta la palpebra e poi appunto andarlo a sfumare, e voglio cercare di mantenere una forma al contrario del solito un po' più arrotondata. Questa palette ha una pigmentazione che mi fa volare, cioè guardate, non ho neanche messo la base bianca. E ora appunto con Key Lime vado a sfumare un pochino la situa. Ovviamente gli ombretti verdi, cioè questo comunque è molto pigmentato, però non avendo messo una base bianca, come potete vedere non è superfluo come dalla cialda, ma è normale perché comunque va ad alterarsi un pochino con il colore della pelle. Credo comunque che poi lo andrò un pochino a sfumare con il verde fluo dell'altra palette. Tra l'altro l'altra di Morphe non so neanche se è ancora disponibile, perché era un'edizione in teoria limitata del 2020. Non so se ve ricordate, però era uscita più o meno nel periodo di Pasqua, proprio in pieno lockdown. Ecco qui i due colori sfumati, e appunto adesso lo vado a schiarire un pochino appunto con Green Room, questo bellissimo verde superfluo. Vado a sfumare i bordi anche con un pennello pulito, giusto per mantenere tutto più sfumato possibile. Arrivati più o meno a questo punto, vado della mia alleata, la NYX base per glitter, e la vado ad applicare sulla parte azzurra. Oramai lo sapete che, come la maggior parte delle volte che vado ad applicare la base glitter di NYX, non è per applicare dei glitter ma per applicare gli shimmer. Difatti ho intenzione di andare ad applicare Private Oasis, che non rende assolutamente, dalla fotocamera sembra tipo un bianco un po' sporco. Sì, in effetti questo poco di pigmento verde, ma non lo diceva nessuno. È tipo un topper con i riflessi azzurri, quindi penso che ci stia molto bene. E prima che si asciughi la base per glitter, magari vado con un pennellino a spugnetta ad applicarlo. Eccolo qui, è veramente stupendo. E vi devo dire la verità, mi ricorda tantissimo il pigmento glaciazione di Neve Cosmetics. Vado ora con un bel eyeliner, che mi raccomando deve essere il più bold possibile, e poi direi appunto di passare all'altro occhio, che farò out of camera perché tanto è la stessa identica cosa di questo. Ecco fatto, vado ora, come vi avevo anticipato, a fare l'altro occhio e noi ci rivediamo fra pochissimo. Eccomi di ritorno con gli occhi finiti, o almeno la prima parte, perché poi la parte sotto la andremo a fare una volta terminata la base. E questo appunto è il mio look occhi to go, praticamente il mio everyday makeup, che come potete vedere, sì, ombretto colorato, eyeliner e ciglia finte super mega extra. Come stavo dicendo prima, se dovesse piacervi appunto questo ombretto, e appunto non so se è ancora disponibile la palette di Morphe, nel caso andate tranquilli, perché so che anche Suva Beauty ad esempio ha fatto una palettina con questi topper. Non li ho provati, però penso che non siano troppo diversi da questi, o altrimenti andate proprio sicuri con Glaciazione di Neve Cosmetics, che appunto ce l'ho e quindi vi posso dire che è identico il pigmento, quello in polvere libera. Arrivati a questo punto direi di passare alla base, e come fondo ho portato il Bright Rules Foundation di Ycon. Io ho la colorazione
colorazione NC20. Ho sistemato un pochino l'inquadratura, spero che vada meglio adesso. Comunque questo è un fondo molto molto liquido e quindi lo vado a shakerare. Non so se riuscite a sentire, si sente che è super acquoso. Lo vado a sfumare con una beauty blender. Sono andata tra l'altro a inumidirla perché l'avevo già fatto poco fa, ma c'è talmente caldo che si stava già asciugando. Forse dal video sembra un po' più freddo rispetto al mio incarnato, però vi assicuro che dal vivo è uguale. Tra l'altro oggi sono contenta perché ho da girare un sacco di contenuti e quindi non andrò a togliere il make up subito dopo aver girato questo video. Più che altro perché non esco spesso durante la settimana e la maggior parte delle volte capita appunto che quando vi registro un video make up poi lo devo andare a togliere praticamente subito dopo. Oggi devo andare assolutamente a creare un po' di contenuti per i miei profili Instagram che sono quasi a secco. Tra l'altro ne approfitto ora per ricordarvi che giù nell'info box vi lascio tutti quanti i miei link di appunto TikTok, Instagram di make up e Instagram principale, che se ancora non mi seguite è il momento giusto per andare a farlo. Quindi mi raccomando, io vi aspetto. Una volta sfumato il fondo, che come potete vedere, ora che l'ho sfumato comunque si vede che sta meglio, vado ad applicare il correttore. Sto cercando di finire questo di Revolution, il Super Size Conceal and Define nella colorazione C1. Sto cercando di finirlo perché non mi piaccia, però ci ho aperto da un sacco. Appunto lo vorrei finire. Per farvi capire, ne ho già uno di scorta, quindi sì, mi piace. Di solito utilizzo questo quando non utilizzo quello di Huda Beauty. Quello è il mio preferito, l'Over Achiever, che se vi può interessare io utilizzo la colorazione Marshmallow. Di solito questo correttore lo lascio settare un attimino prima di sfumarlo, però essendo che è aperto da tanto è diventato comunque anche più pastoso, quindi vado a sfumarlo abbastanza velocemente. Fatemi sapere se vi piace che faccia appunto la base insieme a voi, perché a me sta piacendo in realtà. E ora vado a settare la situa prima che mi vada qualcosa nelle pieghe. E oggi vado ad utilizzare la Banana Dreams di W7. Oggi in realtà base super low cost, perché solitamente vado a utilizzare la Easy Bake di Huda Beauty, appunto mi piace tantissimo in combo con l'Over Achiever. Ma oggi per cambiare un pochino volevo appunto mostrarvi questa. Voi potete vedere, ho applicato la cipria con la blender nel contorno occhi e vicino alla bocca. In realtà dovrei farlo anche un po' nella fronte. Comunque nel resto del viso vado a sfumarla con un pennello ampio da cipria appunto. Dovete stare attenti con questa powder perché se la lasciate troppo a settare va ad ingiallire molto. A me questa piace un sacco utilizzarla quando ho dei fondi troppo freddi perché la va a scaldare un sacco. Oggi in realtà mi andava bene, forse mi ha ingiallita leggermente, non riesco a capire. No, dal vivo sembrerebbe di no. Forse mi sentirei di sconsigliarla a chi ha un sottotono troppo freddo rosato. Vado ora con il mio bronzer preferito, ossia Lula di Benefit. E con un pennello da contour la vado ad applicare. Non utilizzo mai il suo pennellino della Lula. Cioè, lo vedete sporco perché si l'ha provato una volta, ma anche come settore non mi piace. In realtà è carino da vedere, ma non mi piace come va ad applicare il prodotto. Eccoci qui con la base completa, direi di completare gli occhi. E come mio solito vado ad applicare una matita nera. Vado con la stilo di Yves Rocher. E la vado a sfumare. Inizialmente la sfumo da sola, dopodiché vado a prelevare un colore che di solito ho in contrasto o appunto che ho utilizzato anche sopra. Oggi credo che andrò a sfumarla con Icy Mint, quindi l'azzurro che ho utilizzato come primo colore. Vado a completare il look con mascara. Utilizzo il Lash Princess nella colorazione verde acqua di Essence. È famosissimo questo, costa pochissimo ed è top. E successivamente applico le ciglia finte. Eccoci, ciglia finte applicate. E ora passiamo alle labbra e vado ad applicare All Nude di Anastasia. Ho scelto un nude freddo visto le tonalità del make-up e successivamente vado ad applicarci sopra Summer Vibes, sempre di Anastasia, che è questo gloss stupendo, non rende in video, però è tipo è pieno di riflessi, è meraviglioso. È un po' più caldo, è vero, però è troppo bello. Questi rossetti di Anastasia hanno dei colori che mi piacciono tantissimo, peccato solo che sia una formula veramente secca, il che in questo periodo non mi aiuta perché ho le labbra super secche di mio, non so perché, non mi è mai capitato. Anche per questo appunto vado ad applicarci sul gloss per renderle un po' meno secche. Non ve l'ho detto, però questi due prodotti facevano parte di un set di Anastasia di Natale di un paio di anni fa, se non ricordo male. Questo raga ha un profumo che è veramente super dolcissimo. Io sono contentissima
tantissimo quando sento queste profumazioni dolcissime, perché sapete che le adoro. So che non a tutti piacciono e mi sa di essermelo stampata sul naso. Sì. Io se non faccio un danno non sono contenta. È meravigliosa, se non ci sta troppo con il look. Ok, prima che iniziassero a suonare le campane, vi stavo dicendo che è meraviglioso. Non ci sta super perfettamente con questo look occhi, è vero, però mi piace davvero tanto. Quindi che dire, io mi sistemo un attimo i capelli perché è proprio un get ready with me, vero e proprio. E spesso quando faccio la piastra e ho i capelli lisci come oggi, o c'è troppo caldo o devo magari lavare i capelli, ops, e faccio una coda super alta e poi vado a nascondere l'elastico con una ciocca. Ecco qui il look finito, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su per farmelo capire. Come al solito vi ricordo di controllare tutti i link giù nell'info box, io vi mando un mega bacione e noi qui sul canale ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video, ciao! Oggi mi sento super brava tra l'altro... Sofì vi vuole salutare. Vi dicevo, mi sento super brava perché mi sono ricordata di fare la ripresa anche alla luce naturale del make-up.